Quattro raduno di quattro giorni è stato veramente molto importante per noi, perché siamo state ferme dopo un anno di Covid e ci ha dato la possibilità di poter ritrovare un po' quella sintonia, quella complicità che c'è tra di noi. E ci tenevo tanto a ringraziare l'amministrazione comunale, tutti gli amici, tutti gli sponsor, partner, la società Lagari si volle, che ci ha permesso di poter fare un amichevole questa sera. E per noi è stata veramente molto importante per poter, diciamo, allenarci e raggiungere tutti quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Ci saranno mondiali a settembre e per noi saranno veramente molto importanti, anche perché veniamo da un percorso molto vincente e con due medaglie e insomma ci teniamo a fare anche bella figura giocando in casa. E la palestra è veramente bellissima, con la vista sulle montagne, e quale modo migliore per allenarci con uno splendido panorama. E ringrazio anche tantissimo per averci dato la possibilità di allenarci in questa struttura. Senz'altro porteremo nel nostro cuore rovereto ai mondiali. Come dicevo prima, è un anno che non ci vediamo ed è stato un po' difficile ritrovare un po' quella sintonia. Senz'altro la società Lagari si volle, si allenano anche tutti i giorni e noi ci ritroviamo purtroppo una, due volte ogni mese, anzi ogni due mesi, e per noi diventa, diciamo, difficile ritrovare un po' quella complicità. Senz'altro è stata una partita combattuta in alcuni set e ci sono tante ragazze anche nuove, quindi c'è stata davvero la possibilità di poter farle provare, di farle preparare, perché anche per loro sarà un'emozione importante essere ai mondiali, quindi di essere preparate. E indossare la maglia azzurra è veramente, diciamo, anche per loro un'emozione, un onore veramente importante. Avremo ancora 3-4 raduni nei prossimi mesi di 4 giorni in diverse città d'Italia e questi raduni saranno sicuramente decisivi per poterci preparare al meglio. Il prossimo raduno sarà a fine giugno a Verona e poi ci sarà a luglio un altro raduno a Brescia in provincia di Cemmo e poi ci sarà un susseguirci di raduni. Senz'altro potrete seguirci, farci il tifo sulla pagina Facebook Italia Nazionale Italiana di Volley Sorde. Sicuramente le aspettative sono molto alte, perché essendo arrivate prime agli europei a Cagliari nel 2019 ed essendo arrivate seconde nel 2017 alle Olimpiadi, senz'altro ci si aspetta molto da questa squadra, ma noi saremo prontissime.